Octavo calendas januari, luna duodevicesima, in numeris transactis seculis a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram, et hominem formavit ad imaginem suam. Per multis etiam seculis, ex quo post diluvium altissimus in nubibus arcum posuerat, signum federis et pacis. A migratione Abrahae, patris nostri in fide, de Ur Caldeorum, seculo vigesimo primo, ab egressu populi Israel de Egipto, Moise duce, seculo decimo tertio. A punctione David in regem, anno circiter millesimo. Hebdomada sexagesima quinta, iuxta Danielis profetiam. Olympiade centesima nonagesima quarta. Ab urbe condita, anno septingentesimo quinquagesimo secundo, anno imperii Caesaris Octaviani Augusti, quadragesimo secundo, tot orbe in pace composito. Iesus Christus, eternus Deus, eternique Patris Filius, mundum volens adventus suo pissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem de cursis mensibus, in Bethlehem iude nascitur, ex Maria Virgine, factus homo. Nativitas, Domini nostri Jesu Christi, secundum carnem. Thank you.
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus a sacra mysteria celebranda. Confite orde omnipotenti, ego vi fratres, qui peccavi inimis, ocitione, ver, opere, omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, sempre virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, ora et pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.
Oremos. Deus, qui an santissima noten, veri illuminis feciste, illustratione clarescere, da aquesmus, ut cuius in terra misteria lucis agnovimus, eius coque gaudis per famus in cielo, qui te convivit regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere, e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia. Ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Verbum Domini. Deo gratias.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Verbum Domini. Deo gratias. Dominus vobiscum. Ego spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Factum est in diebus illis, exite dictum a Caesare Augusto,
ut describeretur universus orbis. Ec descriptio prima facta est, preside Siri e Quirino, et ibant omnes ut profiterentur, singuli in suam civitatem. Ascendit autem et Iosef a Galilea de civitate Nazaret, in Iudeam de civitatem David, quae vocatur Betlehem, eo quod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria desponsata sibi, uxore pregnante. Factum est autem cum essent tibi, impleti sunt dies ut pareret, et peperit filium suum primogenitum, et pannis eum involvit, et reclinavit eum in presepio, quia non erat eis locus in deversorio, et pastores erant in regione adem, vigilantes et custodientes vigilias noctis supram gregem suum, et angelus dominis tetit iuxta illos, et claritas domini circumfulsit illos, et timuerunt timore magno, et dixit illis angelus, nolite timere, ecenim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo, quia nastus est vobis hodie salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David. Et hoc vobis signum, invenientis infantem pannis involutum, et positum in presepio. Et subito facta est cum angelo multitudo militiae celestis, laudantium Deum et dicentium, gloria in altissimis Deo, et super terram pax, in hominibus bone voluntatis. Verbum Domini. Laus. Thank you.
Giuseppe con Maria, sua sposa, salì alla città di Davide, chiamata Betlemme. Stanotte anche noi saliamo a Betlemme per scoprirvi il mistero del Natale. Betlemme, il nome significa casa del pane. In questa casa il Signore dà oggi appuntamento all'umanità. Egli sa che abbiamo bisogno di cibo per vivere, ma sa anche che i nutrimenti del mondo non saziano il cuore. Nella scrittura il peccato originale dell'umanità è associato proprio col prendere cibo. Prese del frutto e ne mangiò, dice il libro della Genesi. Prese e mangiò. L'uomo è diventato avido e vorace. Avere, riempirsi di cose, pare a tanti il senso della vita. Un'insaziabile ingordigia attraversa la storia umana, fino ai paradossi di oggi, quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pane per vivere. Betlemme è la svolta per cambiare il corso della storia. L'Iddio nella casa del pane nasce in una mangiatoia, come a dirci: eccomi a voi come vostro cibo. Non prende, offre da mangiare, non dà qualcosa, ma se stesso. Betlemme, scopriamo che Dio non è qualcuno che prende la vita, ma colui che dà la vita. All'uomo abituato dalle origini a prendere e mangiare, Gesù comincia a dire: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il corpicino del bambino di Betlemme lancia un nuovo modello di vita: non divorare e accaparare, ma condividere e donare. Dio si fa piccolo per essere nostro cibo. Nutrendoci di Lui, pane di vita, possiamo rinascere nell'amore e spezzare la spirale dell'avidità e dell'ingordigia. Dalla casa del pane Gesù riporta l'uomo a casa perché diventi familiare del suo Dio e fratello del suo prossimo. Davanti alla mangiatoia capiamo che ad alimentare la vita non sono i beni, ma l'amore, non la voracità, ma la carità, non l'abbondanza da ostentare, ma la semplicità da custodire. Il Signore sa che abbiamo bisogno ogni giorno di nutrirci, perciò si è offerto a noi ogni giorno della sua vita, dalla mangiatoia di Betlemme al cenacolo di Gerusalemme. E oggi ancora sull'altare si fa pane spezzato per noi. Bussa alla nostra porta per entrare e cenare con noi. A Natale riceviamo in terra Gesù, pane del cielo. È un cibo che non scade mai, ma ci fa assaporare già ora la vita eterna. A Betlemme scopriamo che la vita di Dio scorre nelle vene dell'umanità. Se la accogliamo, la storia cambia a partire da ciascuno di noi, perché quando Gesù cambia il cuore, il centro della vita non è più il mio io affamato ed egoista, ma Lui che nasce e vive per amore. Chiamati stanotte a salire a Betlemme, casa del pane, chiediamoci: qual è il cibo della mia vita
di cui non posso fare a meno? È il Signore o è un altro? Poi, entrando nella grotta, scorgendo nella tenera povertà del bambino una nuova fragranza di vita, quella della semplicità, chiediamoci: ho davvero bisogno di molte cose, di ricette complicate per vivere? Riesco a fare a meno di tanti contorni superflui per scegliere una vita più semplice? A Betlemme, accanto a Gesù, vediamo gente che ha camminato, come Maria, Giuseppe, i pastori. Gesù è il pane del cammino. Non gradisce digestioni pigre, lunghe e sedentarie, ma chiede di alzarsi svelti da tavola per servire come i pani spezzati per gli altri. Chiediamoci: a Natale spezzo il mio pane con chi ne è privo? Dopo Betlemme, la casa del padre del pane, riflettiamo su Betlemme, città di Davide. Lì Davide, da ragazzo, faceva il pastore e come tale fu scelto da Dio per essere pastore e guida del suo popolo. A Natale, nella città di Davide, ad accogliere Gesù sono proprio i pastori. In quella notte essi, dice il Vangelo, furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: non temete. Torna tante volte nel Vangelo questo non temete. Sembra il ritornello di Dio in cerca dell'uomo. Perché l'uomo dalle origini, ancora a causa del peccato, ha paura di Dio. Ho avuto paura e mi sono nascosto, dice Adamo dopo il peccato. Betlemme è il rimedio alla paura, perché nonostante il no dell'uomo, lì Dio dice per sempre sì. Per sempre sarà Dio con noi. E perché la sua presenza non incuta timore, si fa tenero bambino. Non temette. Non viene detto a dei santi, ma a dei pastori, gente semplice che al tempo non si distingueva certo per garbo e devozione. Il figlio di Davide nasce tra i pastori per dirci che mai più necessario è solo. Abbiamo un pastore che vince le nostre paure e ci ama tutti, senza eccezione. I pastori di Betlem si dicono anche come andare incontro al Signore. Esse vegliano nella notte, non dormono, ma fanno quello che Gesù più volte chiederà: vegliare. Restano vigili, attendono svegli nel buio, e Dio le avvolse di luce. E vale anche per noi. La nostra vita può essere un'attesa che anche nelle notti dei problemi si affida al Signore e lo desidera. Allora riceverà la sua luce. Oppure una pretesa dove contano solo le proprie forze e i propri mezzi, ma in questo caso il cuore rimane chiuso alla luce di Dio. Signore ama essere atteso e non lo si può attendere sul divano, dormendo. Infatti i pastori si muovono, andarono senza indugio, dice il testo. Non stanno fermi come chi si sente arrivato e non ha bisogno di nulla, ma vanno, lasciano il gregge incustodito, rischiano per Dio. E dopo aver visto Gesù, pur non essendo esperti nel parlare, vanno ad annunziarlo. Tanto che tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori.
attendere svegli, andare, rischiare, raccontare la bellezza, sono gesti di amore. Il buon pastore che a Natale viene per dare la vita alle pecore, a Pasqua rivolgerà a Pietro e attraverso di lui a tutti noi la domanda finale: mi ami? Dalla risposta dipenderà il futuro del gregge. Stanotte siamo chiamati a rispondere e a dirgli anche noi: ti amo. La risposta di ciascuno è essenziale per il gregge intero. Andiamo dunque fino a Betlemme, così dissero e fecero i pastori. Pure noi, Signore, vogliamo venire a Betlemme. La strada anche oggi è in salita. Va superata la vetta dell'egoismo. Non bisogna scivolare nei burroni della mondanità e del consumismo. Voglio arrivare a Betlemme, Signore, perché è lì che mi attendi. E accorgimi che tu, deposto in una mangiatoia, sei il pane della mia vita. Ho bisogno della fragranza tenera del tuo amore per essere a mia volta pane spezzato per il mondo. Signore, prendimi sulle tue spalle, buon pastore. Da te amato potrò andare anch'io, amare e prendere per mano i fratelli. Allora sarà Natale, quando potrò dirti: Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo. Thank you.
Fratelli e figli carissimi, uniamo la nostra voce al canto degli angeli, lodiamo la fedeltà di Dio e invochiamo da Lui grazie e salvezza. Oremus pro pontifice nostro Francisco. Dominum de precemus. Oremus pro publicis moderatoribus et institutis internationalibus. May God, Father of the Prince of Peace, sustain them in their service of all peoples, increase their desire for the true good, and guide them in building a more just world. Dominum de precemur. Te rogamus, audinos. Oremus pro parvulis. ليحررهم الله أبو طفلي بيت لحم من جميع أشكال العنف ويضيء فيهم الفرح ويرافق نموهم في القداسة والحكمة. Oremus provocationibus ad sacerdotium. Dieu, Père du grand et éternel prêtre, appelle de nombreux jeunes au sacerdoce. Nourris en eux la passion de l'Évangile et dispose-les à donner leur vie pour leurs frères. Oremus pro pauperibus et dolentibus. Бог, Отец Солнца, явившегося во тьме, да озарит их своим присутствием, да откроет пред ними врата жизни и охватит их своим попечением. Padre fedele e provvidente, accogli la nostra lode e la nostra supplica e rendeci partecipe della salvezza apparsa per noi nel tuo Figlio fatto uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Orate, fratres, meum, ad verum sacrificium, acceptabili fiat apo Deum Patrem omnipotente. Suscipi ad Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloria nomini suis, ad utilitatem corpore nostra, totiusque ecclesiae suae sanctae. Grata tibi si, Domine, quesumus, odierne festivitatis oblatio, ut per ex sacrosanta commercia, in illius inveniamur forma in quotecum es nostra substantia, qui vivet et regnat in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vero dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui ac per incarnati verbi mysterio, novamentis nostre oculis lux tue claritates infulsit. Ut dum visibiliter Deo cognoscemus, per unc in invisibilium amorem rapiamur. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, Hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes. Teisitur, clementissime Pater, per Iesum Christum, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut acceptabias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia illibata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere e regneris toto orbe terrarum, una con me indigno famulo tuo, con ecclesie tue preese voluisti, et omnibus ortodoxis, atque catholice et apostolice, fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum famularumque tuarum, et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offrunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redentione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Cum dicantes, et noctem sacratissimam celebrantes, qua beate Mariae intemerata virginitas, uic mundo edidit Salvatore, sed et memoriam venerantes in primis eiusdem gloriose semper Virginis Mariae, genetricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi,
sedet beati Joseph, eiusdem virginis sponsi, et beatorum apostolorum et martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sixisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi et Grisogodi, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur ausilio. Ancisi tua oblazione in servitutis nostre, sedecunte familiae tue, quesumus Domine, ut placatus accipias. Diesque nostros in tua pace disponas, ac ab eterna damnatione nos eribe, et in electorum tuorum, iubias rege innumerari. Quam oblazione tu Deus, in omnibus quesumus, benedicta, adscrita, rata, rationabile, acceptabileumque facile dignere, ut nobis corpus et sanguis, fiat dilectissimi fili tui, Domini nostri Iesu. Qui pridie quam pater etur, acceptit panem in sanctas ad venerabile manum suas, et elevatis oculis in celum, a te, Deum Patrem Suum Omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedique discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, posquam cenatum et accipiens et ut peclarum calicem in santas ac venerabilis manus sua. Item tibi gratias agens, benedixit, dedique discipulis suis, dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissione peccatorum, o facit in mea commemoratione. Mysterium fidei. Unde et memores Domine, nos servi tui, sed plebs tua sancta, eiusdem Christi filii tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec noc et ab inferi resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus preclare majestati tue, de tuis donis sardatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae, et calicem salute perpetua. Supraque propenso ac sereno vulto de respicere dignere, ut accepta bere, sic ut accepta bere dignatus est, munera pueri tui iastra, et sacrificium patriarchi nostro ac, et qui tibi obturi sumus sacerdos tuus Melchisedec, santum sacrificium Immaculata Hostia.
Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube perferri per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine maiestatis tui, ut quod cot ex hac altaris participatione, sacrosantum filii tui corpus et sanguinem subserimus, omni benedizione celesti et gratia repleam. Memento etiam Domine, famulorum familiarum quaetuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigeri lucis et pacis ut indulgas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famuris tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, parte mariquam et de societate donare dinieris, con tuis santis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia et omnibus santis tuis. Intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed evenie questumus largitor ad amitte. Per Christum Dominum nostrum. Per quem in omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti e divine istituzione formati, audemus dicere. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi. Domine Iesu Christe, che dixiste apostolis tuis, pace relinquo vobis, pace meam do vobis. Ne respicias peccata nostra.
sed fidem ecclesiae tuae. E anque, secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Ecce quitolis peccata mundi, beati qui accenan agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, fugit presso tecum me, sed tanto dic verbo, et sanabitur anima mea.
Oremos. Da nobis quesumus, Dominus Deus noster, ut in nativitatem redentoris nostri frequentare gaudemus, dignis conversationibus ad eius mereamus pervenire consortium, qui vives et regnat in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Inclinate vos ad benedictionem. Deus infinite bontatis, che incarnationem filii tui mundi tenebras refugiavit, et eius gloriosae nativitate ac noctem sacratissimam irradiavit, effugiat ab vobis tenebras visiorum, et irradiae corda vestra luce visium. Amen. Quicque eis salutifere navitatis gaudium magnum pastoribus ab angelo volvit nunciari, ipse mentis vestra suo gaudio impleat, et vos evangelii sui nuntios efficet. Amen. Et qui per eius incarnationem terrena celestibus ociavit, dono vos sue pacis, et boni replet voluntatis, et vos facias ecclesiae consortes est celestis. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda sobre vos et maneat semper. Amen. Ite missa est.
Amen.